amici di Sapori New, oggi prepariamo insieme il gâteau di patate, un piatto gustosissimo, semplice ed economico, ma che ha origini antichissime e addirittura nobile, perché sembrerebbe risalire al 1768, in quanto fu preparato in occasione del matrimonio tra l'arciduchessa Maria Carolina d'Asburgo e Ferdinando I di Borbone. Iniziamo con la preparazione. Per prima cosa dobbiamo sciacquare bene le patate sotto l'acqua fresca corrente, eliminando ogni residuo di terra. È arrivato il momento di lessare le nostre patate per circa 30-40 minuti. Le lesseremo intere con la buccia. Come vedete, io sto utilizzando delle patate più o meno della stessa dimensione, così ci sarà uniformità di cottura. Sbucciamo le patate da calde e successivamente schiacciamo le patate con uno schiacciapatate e facciamo cadere la purea in una ciotola. A questo punto ci occupiamo di inserire tutti gli altri ingredienti. Inseriamo la mortadella e mescoliamo bene il composto. Potremmo inserire al posto della mortadella anche altri salumi, come ad esempio il prosciutto cotto o il salame. Aggiustiamo di sale. Le patate assorbono moltissimo il sale, quindi bisogna abbondare un po'. Aggiungiamo la mozzarella, il prezzemolo, l'uovo, il formaggio grattugiato, la noce moscata e il burro. Mescoliamo bene il composto fino a quando diventa liscio. Come teglia io userò una pirofila. La imburriamo e mettiamo il pan grattato. Inseriamo il composto nella pirofila. Alla fine aggiungiamo il parmigiano grattugiato, il pan grattato e i ricciolini di burro. Inforniamo in forno caldo statico a 180 gradi per circa 35 minuti, fino a quando sulla superficie si sarà formata una crosticina dorata. Ecco il gâteau di patate, dorato e croccante fuori e morbidissimo all'interno. Aspettiamo almeno un'ora prima di assaggiarlo. Potete conservare il gâteau di patate già pronto per poi riscaldarlo al bisogno. Si sconsiglia la congelazione. Se vi è piaciuta la ricetta, fatemelo sapere con un like o con un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!